La Juventus farà una follia nel mercato invernale? E lo so che è strano parlare di questa cosa, lo so che è particolare, perché negli ultimi anni, o comunque in generale, il calciomercato di riparazione viene utilizzato soltanto per migliorare le squadre, per andare ad aggiungere un elemento che magari è mancato, ma è difficile arrivare ad avere un vero e proprio titolare in questa sessione. Solitamente si va alla ricerca di un calciatore che possa completare un reparto. L'anno scorso si era cercata la famosa quarta punta, si era parlato di Scamacca, che poi non è arrivato, per cercare di valorizzare Kulusevski e anche perché comunque Scamacca aveva una valutazione troppo elevata per quella che era l'idea della Juventus riguardo al giocatore. Bene o male, l'unico grande giocatore che è arrivato nel calciomercato invernale per la Juventus è Andrea Barzagli, o almeno quello che mi viene in mente così su due piedi. Quindi fa strano pensare che in questo momento la Juventus possa essere interessata a investire una cifra sui 60 milioni di euro per Aurélien Tchouaméni, centrocampista in forza al Monaco, che in questo momento sta facendo parlare di sé tutta Europa. Ma prima di parlare di calciomercato e di cose che comunque ci piacciono perché ci fanno sognare, dato che si va in previsione di potenziare la Juventus, vi dico che oggi la Juventus ha disputato un allenamento e ha vinto 7-0 una partitella contro il Chieri. Doppietta per Moise Kean, per Soule, in gol anche Kulusevski. Gli ultimi due non ve li dico, li potrete scoprire voi su OneFootball, sponsor di questo canale YouTube. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, completamente gratuito. E al di là di questo allenamento ci proiettiamo direttamente alla sfida con la Roma per le probabili formazioni. Le condizioni di Dybala e Morata torneranno? Uno dei due almeno sarà titolare? Chissà. E per delle informazioni appunto sui colpi legati al mercato juventino. Perché due giornalisti come Agresti e Balzarini, ultimamente sul loro canale YouTube, stanno confermando queste voci. La Juventus si muoverà a gennaio per cercare di rinforzare il centrocampo. E ne abbiamo parlato un po' anche nel primo video di giornata, ed è incredibile pensare come ci siano ben due video nello stesso giorno, in un periodo di pausa nazionale della Juventus, dove di solito è difficilissimo creare contenuti. A proposito, il video di oggi è andato molto bene, quindi vi ringrazio e vi chiedo nuovamente supporto con un mi piace, un commento, perché siete stati bravissimi in pausa pranzo e ho ancora bisogno del vostro aiuto. Oggi abbiamo trattato l'argomento inerente a Ramsey, inerente a Rabiot, inerente a Bentancur. Aggiungo adesso un giocatore del quale non avevamo parlato, cioè Weston McKennie, perché se Tchouaméni può essere un obiettivo concreto della Juventus, il tutto è legato appunto all'uscita di Weston McKennie. Allora è strano pensare che la Juventus in questo momento sia ancora una volta obbligata a cedere uno tra Ramsey e McKennie per provare poi a investire, ma la cosa strana è pensare a 60 milioni di euro di valutazione del giocatore francese, che, ragazzi, sono soldini, e la Juventus, abbiamo detto anche oggi, in questo momento difficilmente riuscirà a fare degli investimenti così grandi. Addirittura nel mercato invernale, la cosa veramente da tenere sott'occhio è che comunque quest'estate non si sono fatti dei grandissimi colpi, anzi è uscito Cristiano Ronaldo, praticamente regalato, una minusvalenza anche su di lui, è uscito Romero, che l'Atalanta poi ha venduto a peso d'oro al Tottenham di Fabio Paratici, sono usciti alcuni giocatori, ne sono entrati altri, è vero sì, ma la Juventus non ha speso, perché sia l'operazione Locatelli, sia l'operazione Moise Kean sono posticipate. Due prestiti con obbligo di riscatto, uno gratuito biennale, quello di Locatelli, uno oneroso, quello di Kean appunto, dato che già quest'anno riconosceremo una parte all'Everton, l'anno prossimo una nuova parte e poi andremo a saldare il rimanente tra due stagioni sportive. Calco, dell'operazione Federico Chiesa e immagino anche la strada che potrebbe portare appunto all'acquisto di Tchouaméni. Quindi dato che la Juve quest'estate ha venduto e non ha comprato, ha preso in prestito cercando di pagare un poi un domani, ecco che se il Monaco dovesse accettare un'operazione di questo tipo, Tchouaméni potrebbe effettivamente diventare un calciatore della Juventus, nonostante un'alta valutazione e nonostante una sessione di mercato nella quale solitamente non si fanno dei grandissimi colpi. Dicevo però, deve uscire qualcuno, e se Ramsey è difficile per via di un ingaggio elevato che diventa proibitivo per tanti club potenzialmente anche interessati ad acquisire il diritto alle prestazioni sportive del gallese, McKennie ha mercato. McKennie ha mercato perché è un giocatore giovane, ok? E che nella prima stagione alla Juventus non ha fatto male. In realtà dire tutta la prima stagione forse è un po' eccessivo, perché McKennie ha fatto molto bene i primi mesi, poi dal momento in cui è stato riscattato
una fase calante, io l'ho chiamata sindrome da posto fisso. E ricorderete, io non ero dell'idea di cedere McKennie semplicemente perché in un centrocampo come quello della Juventus attuale, un giocatore che l'anno scorso non ha fatto così male come McKennie, mi dispiaceva salutarlo, dato che poi non sarebbe entrato nessuno, comunque non c'era l'idea di fare nessun tipo di colpo se non Pjanic, di cui abbiamo già parlato appunto nel video di oggi. Però, c'è un però. Io sono sempre restio a cedere giocatori giovani o comunque dopo una sola stagione di permanenza alla Juventus, proprio perché una stagione non vuol dire niente. Bisogna aspettare, secondo me, almeno un paio d'anni per capire il giocatore. Poi, ovviamente, un giocatore può essere giovane e aver bisogno di tempo per esplodere, ma la Juventus non è che può stare ad aspettarlo per tutto il tempo o dire, ehi, in quei mesi lì ha giocato bene, poi no, ma ignoriamo quelli in cui non ha giocato bene e in quelli lì ha giocato bene. Non è questo il modo di fare mercato, non è questo il modo di valutare i calciatori. McKennie, tra l'altro, potrebbe pagare alcune cose che non sono andate giù la Juventus fuori dal campo. La Juve più volte lo ha detto, non lo considera un calciatore da Juventus perché non è un atleta serio al 100% per quelli che sono i parametri di Juventus. Non sto dicendo che McKennie non potrà giocare in nessun posto, ma la Juve solitamente è molto rigida in alcune cose e potrebbe dire McKennie non mi sei piaciuto in questo contesto, in questo contesto, in quest'altro contesto. Ma c'è un motivo per il quale secondo me poi si potrebbe spingere eventualmente sulla cessione di McKennie e riguarda Massimiliano Allegri, perché tante volte lo abbiamo detto, ragazzi, la Juventus deve ricominciare ad affidarsi all'allenatore, perché è lui che deve capire che cosa gli serve in campo, non è più il modo, il discorso di fare il mercato sull'occasione. Per quanto Pjanic potesse essere utile, perché un calciatore come Pjanic in un centrocampo del genere sarebbe stato titolare inamovibile, dall'altra parte si è pensato, ehi, è la classica occasione di mercato che magari mi impedirà a gennaio di muovermi. C'è stato anche un aumento di capitale nel mezzo e quindi la Juventus in questo momento dovrebbe essere messa leggermente meglio rispetto a quest'estate. E se prendo Pjanic adesso, una rosa già lunga, già due giocatori fuori dalla lista Champions, Pellegrini e Caio Jorge, e un giocatore come Arthur che deve rientrare, e giocatori come Ramsey e McKennie che sono dei punti interrogativi, poi sicuramente se abbiamo la possibilità di fare Tchouaméni a gennaio non lo facciamo. Quindi se Massimiliano Allegri nella sua testa ha che McKennie è un giocatore incollocabile nella sua Juve e la Juventus nella loro testa hanno non è un atleta da Juventus, ecco che diventa facile pensare che se davvero esce McKennie, la Juve riesce a monetizzare la sua cessione e riesce a liberare un posto all'interno della rosa, esce un centrocampista, ne entra un altro, è vero, McKennie non costa, non vale tanto quanto Tchouaméni, ma qualche soldino la Juventus, soprattutto a condizioni economiche posticipate in altre sessioni di bilancio, beh, potrebbe concretizzarsi. Terza cosa che voglio dire, in questo momento la Juve non sta più acquistando tanto per, ok? La Juventus quest'estate aveva in testa Locatelli e finché non si è concluso Locatelli, cascasse il mondo, ci si riprovava. Perché la Juventus voleva quello e perché Allegri voleva quello. Questo è il modo di costruire le squadre. Ci è voluto tanto, tantissimo, ci siamo stancati, è stata una telenovela, ma ha portato i suoi frutti. E ad oggi Locatelli è già un giocatore indispensabile della Juve e forse tutti contenti proprio perché Allegri voleva puntare su quel tipo di calciatore lì. Quindi, se già ad ottobre, un periodo strano in cui parlare di mercato, ci sono delle indicazioni chiare che vanno su un calciatore del genere, probabilmente è perché la Juventus, Allegri, si sono parlati e hanno capito che c'è bisogno di quel profilo lì. E quindi per fare un colpo del genere, così oneroso e a gennaio, bisogna partire molto prima, anche perché come abbiamo detto non bisogna solo incastrare Tchouaméni, ma bisogna incastrare anche un'uscita, che sia McKennie o Ramsey, poi lo impareremo, e intanto la Juventus probabilmente sta sondando il terreno per capire chi dei due potrebbe uscire con più facilità. L'altra notizia di calciomercato invece potrebbe riguardare Kulusevski che nelle ultime giornate sembra essere stato inserito in un discorso di scambio di prestiti con l'Atalanta per portare a Torino Luis Muriel. Sono un po' scombussolato, confuso da una notizia del genere. Torniamo a fare copia e incolla del discorso che abbiamo fatto prima. Alla fine un giocatore, per quanto giovane possa essere, stiamo parlando veramente di giocatori giovani perché sono giocatori del nuovo millennio o quasi del nuovo millennio, sia Kulusevski che McKennie, a una certa dovranno iniziare a rendere per essere dei titolari o dei potenziali titolari già all'interno di questa stagione.
L'anno scorso Kulusevski è stato il giocatore più utilizzato nella Juventus di Pirlo, all'esordio con la maglia della Juventus, la seconda stagione da calciatore professionista, dopo aver fatto la prima a Parma, un conto è giocare col Parma, un conto è giocare con la Juve. E ribadisco, secondo me almeno un paio di stagioni vanno date ai calciatori. Ma ancora una volta, Allegri è soddisfatto di Kulusevski? Allegri ha in mente un ruolo preciso per Kulusevski? La risposta ce l'ha data lui, sì, è l'alternativa di Dybala. Eppure, anche quando, come adesso, Dybala è stato indisponibile, non ha giocato Kulusevski, ha giocato Bernardeschi o ha giocato Moise Kean. Kulu è stato schierato titolare soltanto nella partita col Napoli, dopo la scorsa pausa nazionali, proprio perché non c'erano altri giocatori a disposizione. Poi ha fatto tante presenze anche quest'anno, è vero, alcune di pochissimi minuti, e fino adesso non tutte entusiasmanti. È entrato molto bene col Toro, questo va sottolineato, ha fatto l'assist con la Samp per il gol del 3-1 di Manuel Locatelli, ma per il resto tanta confusione e ancora poca certezza sul futuro di Kulusevski. Dall'altra parte Muriel è il classico calciatore di cui parlavamo anche oggi, un giocatore che va sulla trentina, un giocatore non integro fisicamente, un giocatore che ha un grande nome sì, perché nelle ultime stagioni Muriel sta facendo molto bene. E personalmente, questa è una nota a piedi pagina, io sono sempre stato molto innamorato di Muriel e del modo di giocare di Muriel, e anche l'anno scorso andavo a identificare proprio lui come acquisto. Ovviamente era un altro periodo, un altro contesto, mi immaginavo Dybala, Morata, Ronaldo e Muriel per andare a formare un reparto offensivo fantastico, perché secondo me sia Muriel che Morata sono dei giocatori intercambiabili, vanno a periodi, sono due giocatori che vanno a periodi, ci sono i momenti in cui sono impossibili da prendere, ci sono dei momenti in cui sono dei giocatori normali, e questa alternanza tra i due sarebbe stata fantastica. E anche pensare Muriel che dialoga con Cristiano Ronaldo, si va su dei livelli altissimi, ma questo non può succedere, non può più succedere, a meno che Muriel poi non andrà a giocare per il Manchester United, che potrebbe essere anche questo. Non sono proprio dell'idea di scambiare un giocatore pagato tanto come Kulusevski, 45 milioni di euro, per un giocatore seppur vecchio va bene in prestito come Muriel, perché poi Kulusevski inizia a farsi due domande. Un conto è se al pari di McKennie né la Juventus né Allegri sono convinti che Kulusevski potrà essere un giocatore fondamentale per la Juve del domani, è inutile insistere. Poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità. A vendere un giocatore del genere, sul quale abbiamo investito tanto e che secondo me ha anche dei margini di crescita importanti, si decide di cederlo, se poi diventa un fuoriclasse ci mangiamo le mani, ma ognuno è libero di scegliere. Qua sarà la Juventus che dovrà fare le sue valutazioni. Io ovviamente non cederei ancora Kulusevski, come forse nemmeno McKennie. Poi è ovvio che se Allegri ha identificato in Tchouaméni il centrocampista ideale per far diventare competitiva la Juventus anche già in questa stagione, questo è un altro discorso. Kulusevski, se se ne va in prestito, tra l'altro McKennie in prestito è stato richiestissimo quest'estate e la Juventus ha sempre detto no, si muove solo al fronte di un'offerta definitiva. Se Kulusevski torna a Bergamo in prestito di 6 mesi, poi l'anno prossimo non so con che testa tornerà la Juventus, oppure consapevole del fatto che verrà messo sul mercato, probabilmente il prezzo potrebbe abbassarsi e la Juventus potrebbe andare a fare l'ennesima minusvalenza su un giocatore che era stato pagato tantissimo e sul quale ci si poteva aspettare anche un'idea di costruire la Juventus del domani. Quindi io terrei Kulusevski, a meno che poi non arrivi un'offerta, che ne so, 50-60 milioni di euro, e McKennie e Kulusevski hanno mercato. McKennie l'abbiamo detto più in prestito, Kulusevski anche quest'estate qualche sondaggio di qualche formazione importante c'è stata, la Juventus aveva detto no, salvo poi avere una piccola apertura sul fine del mercato, e proprio l'Atalanta era stata interessata, probabilmente ancora anche lì con la formula del prestito, non si è trovata l'intesa e Kulusevski è rimasto a Torino. Quindi la Juventus ha in testa una cosa, cioè che in questo momento la rosa non è completa e che quello che non si è fatto nella sessione di mercato estiva andrà sistemata nella sessione di mercato invernale. Questo, tra l'altro, piccola parentesi, potrebbe confermare quelle voci che volevano un Allegri furioso perché non contento, non soddisfatto, non convinto del livello tecnico della rosa che gli era stata data in mano appunto al 30 di agosto. Non l'ho mai nascosto, potevo crederci e probabilmente ci credo tuttora. L'importante è che poi Juventus e Allegri vadano dritti per la loro strada con l'idea, la consapevolezza, con le idee chiare, perché negli ultimi anni sono mancate le idee chiare. È vero che sembra anche un controsenso oggi eventualmente cedere sia McKennie che Kulusevski,
Non dobbiamo mai dimenticarci però che la gestione di Fabio Paratici è terminata e tutti e due quegli acquisti sono stati fatti sotto la precedente gestione tecnica e che ancora una volta si è tornati a un anno zero Juventus, da Allegri a Sarri, da Sarri a Pirlo, da Pirlo ad Allegri, con tutte le volte un cambio di ideologia. Ma tutte le volte che cambi allenatore o che cambi un aspetto societario, un'idea societaria, è ovvio, poi ci abbiamo buttato in mezzo anche il Covid, che devi sempre ricominciare. Ed è per quello che l'anno scorso fino all'evidenza continuavo a dire andiamo avanti con Pirlo. Poi c'è stato un momento in cui veramente non ci potevi fare più niente e ci siamo arresi. Quest'anno è tornato Allegri, che sembra aver già dato un'identità precisa a questa squadra. Sa probabilmente che questa squadra non è ancora completamente pronta per essere magari competitiva, non so se in Europa o in Italia, io mi auguro ovviamente in tutte e due, e magari ha identificato proprio in Tchouaméni il giocatore in grado di dare quel qualcosa che in questo momento ancora a centrocampo manca e tanto. Concludo dicendo che io Tchouaméni non l'ho mai visto giocare se non in una piccola parte di partita contro lo Shakhtar di De Zerbi. È stata una partita che ho visto su Prime Video, su Amazon Prime, il preliminare di Champions quest'estate, quindi non posso dare un giudizio definitivo su Tchouaméni, perché giudicare un giocatore in uno spezzone di partita di Champions in agosto mi sembra veramente una follia. Chiedo a voi quindi, che tipo di giocatore è Tchouaméni? Potrebbe far bene alla Juventus? Andrebbe a modificare e a migliorare il nostro centrocampo? Probabilmente domani non ci saranno video perché oggi ne abbiamo fatto uscire due e sto cercando anche di editarli in una maniera migliore rispetto al passato per aumentare un po' la qualità.